Consigliere Fracassa, ieri c'è stato il Consiglio Comunale, si è parlato di tanti argomenti, tra i quali i mutui. Il Comune di Teramo ha deciso, nonostante i fondi importanti ancora in cassa, di erogare altri mutui, quindi altri soldi che peseranno fortemente sulle tasche dei cittadini. Guardi, la devo smentire perché quello che è stato presentato ieri è una farsa, in considerazione dopo la manifestazione che c'è stata in Via Longo, appunto dove si richiamava il sindaco alla sua appartenenza politica, dalla sua appartenenza politica di fare quello che deve fare un uomo di sinistra, un sindaco di sinistra. E per tamponare, Core ha la brillante idea di portare e di nascondere fra le carte, comunque di portare in consiglio comunale questi mutui. Parliamo, ci concentriamo su 2 milioni e mezzo di Via Longo, senza una progettazione, senza aver variato il piano triennale delle opere. E se lei va a vedere, se vuole, poi le mostrerò, così potrà avere anche questa dimostrazione. La dottoressa Cozzi dà il parere favorevole solo e esclusivamente per l'acquisto della Banca d'Italia, perché quello che è stato portato è carta straccia. Dovrà tornare in consiglio comunale con una progettazione, con il parere tecnico, con il parere contabile, che non ci può essere oggi perché, ripeto, è solamente per fare un articolo sui giornali. E chiaramente noi non possiamo prendere in giro i cittadini di Teramo e non lo abbiamo votato. Ancora cambiamo argomento, parliamo dello stadio Bonolis. Voi ancora non entrate in possesso dei documenti? Non abbiamo ancora nulla, sentiamo parlare di incontri, sentiamo parlare, anzi, questo sono anni che ci sono incontri anche riservati, cene col sindaco, col dottor Iachini, anzi mi farebbe piacere sapere che cosa si sono promessi in questi anni e chi ha mancato, diciamo, nella promessa. Oggi dobbiamo pagare, perlomeno quello che si sente dire, 4 milioni 350 a un privato. Non ho capito qual è l'interesse pubblico. E ce lo dovrà spiegare il sindaco in consiglio comunale. Chiaramente ha una maggioranza, i famosi alzamano, beh, utilizzerà quelli per far passare questo provvedimento. La capigruppo ancora non è stata convocata No, sullo no, no, stadio. ancora non abbiamo né capigruppo né data, ma soprattutto neanche un documento, neanche una commissione, nulla. Sono passati quanti anni, eppure il sindaco sta facendo da solo. Ha la sua maggioranza, quindi è sicuro di se stesso. Aspettiamo per poter, come dire, valutare e quindi fare i nostri interventi.